presentato questa sera Lisi Di Motto il videoclip ufficiale di Niente Niscioni, nuovo lavoro di Aldo Lasito a Concesco della Prima Classe. Sì, è stato molto emozionante, è stato davvero bello stare insieme. Abbiamo convocato tutti gli attori, il regista Fabio Caricato che ha diretto questo bellissimo lavoro, e siamo stati davvero felici di rincontrarci e condividere per la prima volta, perché questo davvero non è stato mai visto in anteprima da nessuno tranne che da me e dal regista, quindi è stato un modo per ritrovarsi insieme, per portare un po' da questo momento adesso, 19:30 dal 26, il video è online e quindi è possibile vederlo su YouTube, sui miei canali di Facebook e sul mio sito personale. Sì, è stato un lavoro lungo 2 anni, perché è il primo singolo di un disco che uscirà in autunno. Abbiamo fatto davvero tantissimi sacrifici, ma che ora portano davvero i frutti e la bellezza di essersi messi insieme a tirar fuori tutta la creatività di ognuno. Io ho scritto la canzone, poi ho chiamato Cesco degli Apre la Classe, un grandissimo artista che io stimo tantissimo e che amo proprio gli Apre la Classe, e abbiamo lavorato per 6 mesi su questa canzone. Abbiamo sperimentato le fonetiche, messo insieme ogni tipo di probabilità di esecuzione e ci siamo spremuti le meninge, come si dice, per poter mettere in metrica il dialetto della Murgia col francese, che è una cosa che si è sempre detta che la nostra fonetica fosse simile, e noi abbiamo voluto mettere in pratica quello che è stato sempre un tramandato dalla leggenda, no? Anche perché la Puglia è stata anche terra di conquista dei francesi in passato. Ha partecipato Martina Palantoni, è stato protagonista Raffaele Scapati e soprattutto Giorgio Durante, che è stato un signore distinto, davvero molto colto, che si è prestato, non è un attore, ma si è prestato davvero alla grande, è stato meglio di qualsiasi attore ad essere comunicativo, ad essere davvero naturale in quello che ha fatto, che poi traspare in video la naturalezza, vivere una storia. Lui credo che sia protagonista di una storia che sta vivendo in maniera personale.